Ciao, bentornati alle recensioni di Chiara. Oggi sono qui per rispondere alle vostre domande, a tutte le domande che mi avete lasciato sui vari social, Facebook, Instagram e anche su YouTube. E quindi procediamo subito. Naturalmente sono in ordine casuale e non di importanza, quindi direi di incominciare dalle prime due che sono molto simili, ossia oltre ai giochi da tavola hai altri hobby? E un'altra domanda era infatti oltre ai giochi da tavola hai altre passioni e hobby? Oltre al giocare come altra passione ho suonare il pianoforte, anche se ultimamente suono un po' meno perché in mancanza di tempo. Trovate qualche video del pianoforte anche su questo canale, i primissimi video che ho fatto, infatti il canale inizialmente doveva essere un canale musicale. Dopodiché mi piace molto viaggiare, anche se ora sono bloccata per il Covid, cucinare e poi mi sono appassionata alle passeggiate, quindi mi piace molto fare trekking. In questo periodo di quarantena, come hai vissuto le tue giornate? Beh, le mie giornate le ho vissute tra lavoro, casa, ho giocato anche un po' su online, su piattaforme come Board Game Arena. Dopodiché mi sono riposata e ho fatto pulizie, ho cucinato, insomma tutto qua. Chi ti ha regalato la mucca di peluche che si intravede nei tuoi video? Allora, la storia di questa mucca in realtà è un po' particolare perché l'ho trovata su un cassonetto perché era stata abbandonata in quanto scucita e sporca. Io ho deciso di ricucirla, pulirla, profumarla e poi portarmela in casa. Quindi sostanzialmente gli ho dato una nuova vita e niente, si chiama Muggy. Qual è il tuo gioco preferito? Allora, se devo dire qual è il mio gioco preferito, io preferisco i giochi per due giocatori e quindi vi dico Patchwork, che è in assoluto il gioco che mi piace di più. Hai un autore preferito? Ma in realtà no, non ho un autore preferito in particolare. Non mi sono mai affezionata a un autore e a seguire a tutti i suoi giochi, quindi no, in questo momento direi proprio di no. Leggi libri game? Allora, quelli vecchi vecchi non li ho proprio mai letti. Quindi è una lettura recente la mia. Ho iniziato con i libri game per bambini, poi ho proseguito con quelli un po' più per grandi, però i libri game devono avere un regolamento semplice, sennò li chiudo e li rimetto via. Un gioco che da bambina amavi molto? Beh, sicuramente indovina chi. Indovina chi perché lo giocavo sempre con mia mamma. E poi la briscola perché invece la giocavo sempre con mia nonna. Se inventassi un gioco, quale sarebbe il tema? Ma sicuramente a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, perché mi piace tantissimo, e se no direi a tema musica, pianoforte. L'occhio vuole la sua parte? Nei giochi intendo. Beh sì, l'occhio vuole la sua parte, io do importanza anche ai materiali nella scelta di un gioco. La tua top 3? Qui dovrei dividere per categorie, sicuramente dovrei dividere, però se devo rispondere brutalmente vi dico Patchwork, la serie Unlock e poi The Island, perché ci sono molto affezionata. Quale gioco vorresti acquistare ora? Fino a poco tempo fa vi avrei risposto Mandala, poi Mandala è arrivato, quindi adesso vi dico Cartographers. Un ricordo speciale di Play? Sicuramente l'incontro con voi follower e poi anche con gli youtuber del settore. Sei mai stata ad Essen? No, mai stata. Il commento ai tuoi video che ti ha fatto più piacere? Un tipo di commento che apprezzo in particolare quando ad esempio qualcuno chiede un qualcosa di cui ho già parlato nel video, qualcun altro interviene al mio posto, risponde e mi evita diciamo di dover intervenire io, di dover rispondere a una cosa di cui ho già parlato nel video, che la trovo una cosa un po' frustrante. Quando tu e Marco ovviamente valutate un gioco, tenete in conto solo le vostre opinioni oppure considerate anche quelle di altri giocatori al tavolo con voi, soprattutto se differenti dalle vostre? No, noi teniamo conto di tutte le informazioni e anzi molto spesso nei video lo diciamo anche. Prova ne è che Takenoko, ad esempio, lo avevamo provato con dei nostri amici neofiti e la partita era risultata molto lunga e per loro molto complessa, infatti avevo deciso nel commento di Takenoko di evidenziare questa cosa, questa difficoltà che comunque questi nostri amici avevano avuto. Quanto conta per voi la prima impressione di un gioco, soprattutto se negativa? Cioè, se provate un gioco e quello non vi piace, cercate di riprovarlo per capire se l'impressione era giusta oppure passate subito ad altro? Allora, se è un genere già che non mi piace, io non do la seconda possibilità. Se è un genere di cui di solito appunto ci gioco e non mi piace in quel momento, magari non lo riprovo subito, aspetto l'occasione, diciamo. Se ho un'altra occasione lo riprovo. In generale spesso è anche un po' per mancanza di tempo che non riesco a riprovare due volte la stessa cosa che non mi piace.
Discorso diverso invece se dovevo fare un video su un gioco che non mi piaceva, perché in quel momento lì purtroppo devi comunque provarlo e riprovarlo varie volte anche se non ti piace. Poi ovviamente ho escluso dai miei video tutti i giochi che non mi piacevano proprio per evitare di giocare a cose che non mi piacciono. Perché sono povero? Beh, perché ti fai tentare e poi soprattutto perché escono troppi giochi e troppi video. Fra tutti i giochi che hai, in quale vorresti vivere? Beh, sicuramente tutti quelli ambientati nelle isole, soprattutto isole paradisiache. Io, visto che ho fatto appena adesso il video di Blue Lagoon, vi dico Blue Lagoon. Che gioco fai fatica a giocare? Ma di base tutti i giochi in cui ci vuole fantasia, quindi bisogna pensare, ripensare, inventare, eccetera, oppure quelli che durano ore e ore. In soldoni comunque tutti quelli che piacciono a Marco. Di quali giochi rinnegate l'acquisto rimpallando la colpa all'altro? Allora, io sicuramente Gloomhaven e Mage Knight, che sono due scatolone che mi occupano tantissimo anche spazio e non mi va mai di giocarci. E poi aggiungo anche Dungeon Pets, che proprio io con Dungeon Pets ho un pessimo rapporto. Invece lui nei miei confronti, Yamatai, però diciamo che tra i due poi lui è un po' più, si adegua, io invece no per niente, quindi alla fin fine poi Yamatai viene giocato e loro no. Visto che quasi tutti gli youtubers e le riviste di giochi sono sponsorizzati, hai mai pensato che ciò potrebbe portare anche involontariamente a giudizi più o meno sempre salomonici e a nessuna stroncatura neanche in casi gravi? Che ne pensi? Allora, intanto questa domanda è molto importante e molto seria e secondo me merita un video a parte, proprio solo su questo argomento. Per adesso posso dire che dipende da chi ti sponsorizza. Se ti sponsorizzano gli utenti, secondo me non c'è nessun problema. Se ti sponsorizza invece un negozio, come nel caso nostro, ad esempio il sito di Dungeon Dice, che noi parliamo bene o male di un gioco, non importa. L'importante è che fare pubblicità al sito di Dungeon Dice. Se invece la sponsorizzazione viene da una casa editrice, quindi se una persona viene pagata da una casa editrice per fare il video e parlare bene di un gioco, chiaramente ne parlerà solo esclusivamente bene, perché se ne deve parlare male piuttosto rifiuta. Però attenzione, perché se sei uno youtuber di un certo livello, non vuol dire, se ricevi una scatola da parte della casa editrice, non vuol dire essere pagati. Perché ore, tempo e fatica che ci impieghi a star dietro a un video non valgono assolutamente il costo di una scatola, ma neanche lontanamente. La scatola è solo un aiutino che l'editore ti dà, poi all'inizio ovviamente fa piacerissimo, poi passati i 1000 iscritti comincia ad avere veramente la casa piena di giochi e quella scatola in più non è che poi ti faccia così piacere. Comunque ci sono tante altre cose più sottili su questo argomento e secondo me merita davvero un video a parte. Viste le grosse differenze di gusti tra te e Marco, c'è un titolo che vi mette d'accordo? Allora, sicuramente la serie Unlock, poi come vi ho detto comunque Marco è molto adattabile, quindi mi segue. Hai mai pensato di creare tu un gioco da tavolo? Hai mai giocato ad un gioco cambiando e inventando nuove regole per renderlo più avvincente? Allora, dunque, creare un gioco da tavolo sì, ne avevo creato uno per Play del 2018, ho partecipato a un concorso piccolo creando un gioco con materiali di fortuna, però sinceramente me ne vergogno tantissimo e quindi da quell'esperienza gli ho detto no, assolutamente no, perché sono negata. Giocare invece con regole, cambiando le regole, no, perché io comunque se gioco devo giocare con le regole che ci sono, quindi no. Qual è stato il gioco più monster a cui abbiate mai giocato? Allora, una volta una casa editrice ci aveva mandato un gioco che si chiamava Carrotia, che avevamo provato però proprio non funzionava, cioè ci eravamo messi anche d'impegno, però c'era sempre qualcosa che non andava, cioè il gioco proprio non funzionava, nonostante avesse anche dei materiali molto belli. Poi il gioco non è uscito, noi dovevamo fare la recensione, però poi alla fine il gioco non è uscito, quindi meno male. Quali genere di giochi da tavolo preferisci e quali non ti piacciono e perché? Dando esempi. Allora, sicuramente mi piacciono molto i competitivi perché io sono molto battagliera e qui un esempio che mi viene in mente è The Island, che è uno di quei giochi che mi piace molto. Poi mi piacciono molto i giochi per due, infatti ho citato Patchwork perché è uno dei miei preferiti. Non mi piacciono i giochi che durano molto, come ad esempio Through the Ages, e neanche quelli un po' scacchistici dove devi pensare a ogni singola mossa prima di muoverti. I tre giochi di cui non puoi farne a meno, del tipo da portarsi dietro su un'isola dopo un naufragio, ma mi rifaccio ai miei tre giochi preferiti, cioè Patchwork, la serie Unlock e poi The Island.
I tre giochi che non giocheresti mai, basta una partita, poi più lontano dalla mia tavola. Allora, sicuramente giochi con miniature, poi giochi con tanto testo da leggere e poi giochi di ruolo. Quanto spesso riuscite a giocare ai giochi da tavolo ogni settimana? E se giocate qualche volta anche i libri game insieme, vista la passione di Marco? Allora, in settimana solitamente non si gioca ma si lavora, quindi giochiamo il venerdì sera, il sabato e la domenica, nei festivi, nei ponti, a seconda poi delle cose che dobbiamo fare anche a casa o no. E invece libri game no, provo un po' i suoi di libri, però in genere no. Perché non fai più parte di Balena Ludens? Ma semplicemente perché voglio essere più indipendente, perché voglio scegliere le cose da inserire nel canale, quindi fare un po' di testa mia e non dovermi rapportare comunque con altri colleghi. Comunque nel periodo in cui sono stata con loro mi sono sempre trovata molto bene. Chi suona in casa quell'amplificatore Black Star? Nessuno, perché Marco lo utilizzava per fare i concerti con il suo gruppo in giro, però poi ha smesso di suonare e quindi adesso è in vendita. Aggiornerai il video dei giochi da portare in vacanza? Intendo se ci sono dei nuovi giochi che porteresti o magari aggiungere qualche titolo da più di due persone se si esce con gli amici. Allora, il video era in fase di registrazione, poi bisogna vedere se riusciremo a completarlo, perché quest'anno, col fatto appunto che della quarantena, non so se riusciremo ad andare al mare e quindi a trovare anche posti così vari. Comunque ci stiamo provando, vediamo. Qualche recensione di Print and Play? Ma a Marco piacciono tantissimo, a me no, abbiamo fatto soltanto Palm Island su questo canale, quindi direi che purtroppo non ne faremo. Continuerai a fare video tutorial con esempi di gioco? Ma allora, video tutorial è sicuramente una tipologia di video molto impegnativa, richiede molta attenzione, molto studio, anche vedere i regolamenti italiano, in inglese, fare le differenze, vedere se ci sono errori, quindi anche un video rischioso. Naturalmente col pensiero farei uscire sempre solo video tutorial, fosse per me, però mi rendo anche conto che è comunque una cosa molto impegnativa, come vi ho detto così, quindi dipende anche un po' se riesco a incastrarlo come impegni. Kickstarterate spesso oppure cercate di non cadere in tentazione? Allora, Marco ha fatto qualche Kickstarter e si è sempre pentito. Io Kickstarter proprio mai fatti, anche perché mi bastano già i giochi che ho. Quindi direi proprio che al momento e in futuro non faremo Kickstarter. Continuerai a far video? Io spero di sì, ovviamente la mia intenzione è quella. Siamo arrivati in fondo al video, ho letto e risposto a tutte le vostre domande, spero di non aver saltato nessuno, nel caso l'avessi fatto riscrivetemi nei commenti e io vi risponderò su scritto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la vostra partecipazione, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati e con questo vi dico ciao, al prossimo video!